È come se quello che noi facciamo, quello che noi abbiamo organizzato in queste settimane, fosse tenuto insieme da una tela, da un filo quasi invisibile. Il filo che lega Edoardo Albinati a noi oggi è che è un nostro caro amico che è venuto diverse volte in libreria, Sasa Striano, che è stato un suo alunno quando lui insegnava al carcere di Rebibbia. E quindi noi, insomma, è con affetto che ci piace ricordare questo, appunto, questo legame, questo filo che ci lega. E la serata di stasera è una serata. Sì, presentiamo un libro. Presentiamo, insomma, il libro di quest'anno, La Scuola Cattolica, che ha vinto appunto il premio Strega. Edoardo Albinati farà una lettura, un reading. E a fine serata ci sarà a fine lettura ci sarà la possibilità eventualmente di fare delle domande e di farsi firmare le copie. Vi vogliamo annunciare che a fine serata ci sarà anche la sorpresa conclusiva, la sorpresa che ha caratterizzato i nostri venerdì d'autore. Buon ascolto, buon divertimento, grazie per essere qui, Edoardo Albinati. Allora, il reading sarà accompagnato dal tappeto musicale di Mario Principato e il suo sax. Buona serata. Che ho fatto in anni di SLM, ricordo solo due cose. La prima era il polpettone di pane. Come si sa, nell'impasto del polpettone, insieme alla carne e al resto, si mette della mollica di pane o fette rafferme sbriciolate oppure il pan grattato per legare gli altri ingredienti e dargli volume. Tutto sta nelle dosi, come per ogni piatto.
Ma nel caso del polpettone servito alla mensa dell'SLM e nei ricoveri religiosi dove andavamo a fare i ritiri spirituali in preparazione alla Pasqua, la ricetta si faceva estrema. Il concetto di percentuale tendeva a perdere senso poiché tra gli ingredienti quella del pane sfiorava il 90, il 95%. Infatti, se non ricordo male, per onestà, veniva appunto chiamato polpettone di pane. La seconda cosa la ricorderò e la racconterò un po' più per esteso. Durante uno di quei ritiri spirituali scoprimmo, dove esattamente? In camerata, mi pare, o lungo un corridoio, forse nella camera del direttore spirituale dove eravamo entrati di soppiatto mentre lui stava in chiesa a pregare. Credo più in questa terza ipotesi, perché ora mentre scrivo mi sembra di rivederlo appeso sopra un letto di ferro, quasi più grande e pesante del letto stesso, un quadro con la flagellazione di un santo. Non si capiva che santo fosse, dato che l'immagine era scura, buia, tranne l'aureola luccicante attorno alla testa rivolta al cielo per implorare l'aiuto. Alle sue spalle, ombre contorte, si ergevano degli energumeni avvicendandosi a colpire. Uno aveva il flagello levato in aria, l'altro lo applicava alle reni del santo che biancheggiavano livide nell'ombra. Tornati in camerata, persuademmo Marco D'Avenia a spogliarsi, cioè a levarsi pullover e camicia per interpretare il martire. Di che ti lamenti? È il ruolo principale. E cominciamo prima a ritmo blando, quasi a rallentatore, poi appena più veloce a battere. Battemmo le sue spalle nude e grassocce con un paio di corde che avevamo annodato in vari punti. Assestavamo i colpi in modo simbolico, con un gesto ampio e teatrale accompagnato da imprecazioni e parole di scherno, come carnefici in uno di quei film che tuttora danno in TV durante la Settimana Santa, in Technicolor, i mantelli blu, gialli, i volti rosa, le striature di sangue vivo sulla schiena di Gesù. Era una rappresentazione sacra. Ci eravamo stampati un ghigno sul volto. In ginocchio, con le mani legate dietro la schiena nuda in mezzo alla camerata, Marco D'Avenia chiedeva pietà, prima per gioco, come per gioco avevamo promesso di flagellarlo, poi sul serio. Sussultava ogni frustata, che era poco più di una carezza. Gli spuntarono le lacrime agli occhi, poi gli colarono sulle guance e infine scoppiò a piangere. «Basta, vi prego!» gridava. E questa sua paura autentica fece sì che qualcuno dei carnefici volesse smettere, qualcuno volesse continuare, intensificando i colpi, finché la paura di D'Avenia si trasformò in autentico dolore. Adesso si sentiva il sibilo e lo schiocco della corda sulla pelle del nostro compagno. «Vi scongiuro, basta, lasciatemi!» E sulle sue spalle lentiginose e grasse cominciavano a vedersi le righe in rilievo delle frustate ricevute. Marco aveva reclinato il capo per incassarlo tra le spalle e nascondere il suo terrore. Era in apnea. Aspettava la frustata e la riceveva con un gemito, e durante quell'intervallo, che si faceva in verità sempre più breve, anche noi trattenevamo il respiro. A un colpo più duro degli altri, D'Avenia rialzò la testa gridando: «Pietà, cosa vi ho fatto? Perché?» E il suo piagnucolio si ruppe in un singhiozzo dirotto. Allora, per dare un briciolo di senso a quel castigo e ricondurlo sui binari della rappresentazione sacra, piuttosto della parodia di essa, che all'inizio voleva essere, uno dei carnefici smise di picchiare, abbassò il braccio e chiese a D'Avenia: «Se vuoi essere risparmiato, rinnega la tua fede». Lui era talmente scosso dai singhiozzi che non capì la domanda e Chiodi dovette ripetergliela, usando sempre le formule che provenivano da qualche lettura domenicale: Atti degli Apostoli, Atti dei Martiri, eccetera. Te lo ripeto ancora una volta, sta a te avere salva la vita, rinnega il tuo Dio. «Quale Dio?» balbettò D'Avenia, e gli si formarono sulle labbra bolle di lacrime miste a saliva. Era penoso a vedersi, ma anche ridicolo. A quel punto qualcuno dei compagni a bassa voce disse: «Forse è meglio che la piantiamo, e se arriva qualcuno». E anch'io, come se mi risvegliassi dal torpore, aggiunsi la mia a quelle deboli proteste: «Ora sì, basta». Eppure la mia voce si perdette nell'aria carica di tensione, al punto che dubitai di aver parlato e mi schiarì la voce per parlare di nuovo, ma il carnefice, incurante, voleva concludere la sua inquisizione del martire. «Lo sai bene quale Dio, il Dio in cui hai avuto l'impudenza di affermare di credere. Quello devi abiurare, carogna, rinnegalo».
E a conferma del fatto che la sua vittima non aveva altre possibilità per salvarsi che rinnegare la sua fede, gli calò sulle spalle una cinghiata stavolta sì forte, tanto da strappare al nostro compagno un vero urlo di dolore. No! Schizzando bava dalla bocca come un cane, Davenia cercò invano di liberarsi dallo spago con cui gli avevamo bloccato i polsi dietro la schiena, di quel tipo sottile che si usa per legare gli arrosti, col risultato di ficcarselo nella pelle più a fondo, e tentò di rimettersi in piedi barcollando da una parte e dall'altra, goffo, flaccido, incapace di rialzarsi se qualcuno non l'avesse aiutato. Avendo detto loro di smettere, ma visto che invece continuavano, insistevano, fui tentato di andarmene, così da non essere più responsabile di quanto stava accadendo, che all'inizio mi aveva divertito, poi era diventato assurdo. Assurdo proprio perché sempre più vero, reale. A me le rappresentazioni piacciono, la realtà meno. E spesso me la sono cavata così, evitandola. Basta sottrarsi, uscire dalla stanza, volgere l'attenzione altrove, magari verso un'altra rappresentazione. Era un atteggiamento mio assai simile a quello di Pilato, visto che non approvavo quello che stava accadendo, ma facevo poco o nulla per impedirlo, eccetto mormorare degli inviti appena percettibili. Quegli appelli alla ragione che si sa in partenza non hanno alcuna efficacia se non sono accompagnati da una forza pari a quella che intendono contrastare. Non meno vigliacchi erano i miei compagni allora, forse erano davvero rapiti dalla cerimonia. Potevo sentire la loro eccitazione. Non solo la ragione, ma la mitezza e la pietà vengono travolte quando l'azione ha preso oramai il suo corso in discesa. Un'altra frustata. Un grido stavolta femminile, seguito da un prolungato gemito che si ruppe in una nota altissima. No, basta frustarmi! E Davenia levò gli occhi al soffitto della camerata, come faceva il santo nel quadro verso il cielo buio dove si nascondeva, vigliacco anche lui, il suo salvatore. Poi cercò di girare la testa il più possibile verso i carnefici che gli stavano dietro. Io aveva le labbra gonfie e negli occhi un luccichio caotico. Io non credo a niente. A questo punto i flagelli si abbassarono lungo il fianco dei torturatori. Finalmente respirai, tutti noi respirammo. Tornavamo sulla terra, o forse sulla terra, sulla nuda, sporca terra. C'eravamo stati per quei 10 minuti in cui era durato l'auto da fè di Marco Davenia. Respirava anche lui pesantemente, tutto sudato, guardandosi alle spalle per verificare se ci fossero altre frustate in arrivo, persino dopo la sua abbiura. Fu allora, osservando il suo viso, che capì la situazione da un dettaglio che sino ad allora mi era sfuggito. Una cosa ovvia, vale a dire appartenente al genere di verità su cui la mia peraltro rinomata intelligenza, che era viva e sbagliante, soprattutto a quell'età, durante l'adolescenza, a scuola, arriva sempre in ritardo, regolarmente per ultima, rivelandosi perciò come una forma di rovesciata ottusità, una specie di presbiopia che vede ciò che è lontano, ma non quello che ha sotto il naso, afferra le cose astruse e non quelle evidenti. Nel volto di Marco errava il caos, quello che si forma nell'anima di chi ha subito un'ingiustizia senza neanche capire se fosse davvero ingiusta: stupore, sgomento, mortificazione, speranza nella cessazione del castigo. Ma c'era qualcosa in più. I suoi lineamenti erano contratti, la faccia come divisa in due fasce in contraddizione tra loro. In alto ancora soffriva, mentre in basso la fronte aggrottata, le sopracciglia altissime, gli occhi rossi sul punto di fuoriuscire dalle orbite per lo sforzo di prepararsi a ricevere i colpi, mentre sulle rosse labbra caprine, innaturalmente gonfie, aleggiava un sorrisino ebete che si poteva pensare fosse dovuto al sollievo per la cessazione della tortura. Beh, non era affatto così. Se a me non era piaciuto questo scherzo di martirizzare Davenia con la scusa di una messa in scena sacra, avevo fatto vigliaccamente poco perché il gioco cessasse quando aveva smesso di essere tale. A lui invece essere legato, costretto a inginocchiarsi e frustato, era piaciuto,
Sì, gli era piaciuto molto, moltissimo. D'un tratto mi accorsi che quegli occhi luccicanti di pianto erano gonfi di piacere, e forse l'unico dolore sincero che li attraversava era l'ombra di delusione perché la punizione era stata sospesa. Ancora, dicevano quegli occhi, ancora. E allora perché le sue labbra avevano detto basta? La paura aveva avuto la meglio? Voglio dire, la paura di provare un piacere ancora più intenso e di rivelarlo in quel modo osceno davanti a tutta la classe? Oppure aveva fedelmente recitato la parte del marrano? Sei un vigliacco e questo può bastare, disse il carnefice numero uno, Stefano Maria Gervi. Nessun dio pretenderebbe di riavere indietro la fede da un vigliacco. E fece un cenno al carnefice numero due, vale a dire Chiodi, il quale cavò dalla tasca il temperino con cui di solito istoriava al banco di scuola per tagliare i lacci ai polsi del prigioniero. Alcuni compagni subito si fecero intorno a Marco D'Avenia e lo aiutarono a rialzarsi. Io restai indietro guardando. Il suo sorriso di godimento si trasformò in modo angelico e divenne gratitudine. Mentre rimetteva al dritto la camicia per infilarsela, mi venne più vicino, sempre scortato dai compagni più premurosi, quelli che avevano maggiormente sofferto nel vederlo maltrattare, come Rummo. E io mi resi conto che i segni delle staffilate sulla pelle bianca e unta di sudore della schiena erano appena delle righe sottili, rosate, come quelle che uno può procurarsi quasi senza accorgersene camminando a gambe nude nell'erba alta. Le righe di sangue, simili a quelle viste nel quadro del martire, erano solo una suggestione. Ce l'aveva avuta solo io o tutta la classe aveva vissuto la medesima allucinazione? Marco mi sorrise sempre in quel modo stupidamente estatico e poi si fece di colpo serio, come se avesse riconosciuto in me uno di quelli che, con le loro proteste, avevano fatto cessare prima del tempo la cerimonia. Guarda che non ho fatto niente, avrei voluto dirgli, rivendicando quello di cui fino a un istante prima mi dolevo, la mia esitazione. In quel momento si udì uno schioccare di mani che rimbombò nella camerata come se ci fossimo trovati in una grotta sotterranea. Era il direttore spirituale, ritto sull'ingresso. Dal suo sguardo panoramico fu chiaro che aveva capito come lì dentro, fino a poco prima, si fosse svolto qualcosa di appassionante, molto appassionante, e che l'eccitazione era venuta meno di colpo, svuotando i gesti di senso e al tempo stesso fissandoli, come in quei giochi in cui bisogna immobilizzarsi di colpo, sul posto. Ma si trattava di un uomo troppo esperto per illudersi di approfondire un evento attraverso domande retrospettive. Non dicendo nulla, né ripetendo il segnale fatto battendo le mani, si voltò e uscì dalla camerata, senza esservi in realtà mai entrato. E tutti noi, compreso D'Avenia, che ancora si stava abbottonando la camicia e la macchiava di sudore, appena il tessuto aderiva alla pelle, defluimmo silenziosamente per seguirlo dallo stanzone fin troppo luminoso al corridoio in penombra. Nel corridoio mi ritrovai a camminare dietro a Gervi, lo accostai, lo presi per un braccio, rallentandone il passo. Sembrava soddisfatto, ma sempre torvo, come se non avesse ancora abbandonato il personaggio interpretato poco prima. «L'hai fatto apposta?» chiesi. «Certo, cosa credi?» «Io, niente. Come ha detto lui. E cioè, io non credo a niente. Però forse potevi evitare...» E gli feci capire con una smorfia che non c'era nessun bisogno di eccitare gli altri componenti della classe, di risvegliare i loro istinti. Dopo questa bella prova, chiunque si sentirà autorizzato a mettere in castigo chi gli pare, magari per avviarlo a un cammino di redenzione. Non dirlo neanche per scherzo, disse lui, riassumendo per intero la posa torva dell'inquisitore. Siete voi che scherzate, e poi punite chi ha accettato di stare al vostro gioco. Ma quale gioco? Non è un gioco, te l'ho detto. E poi per fare andare tutto a posto, basta che le punizioni cadano su chi se le merita, e che infatti già se le aspetta, anzi, non vede l'ora di essere punito. Ammiccò, e poi mi guardò dritto negli occhi per vedere da che parte stavo, cioè se una volta tanto mi decidevo a stare da una parte, smettendo di svolazzare soprattutto e tutti con l'aria di uno passato lì per caso. Mi hai capito?
annuì senza dire più nulla e abbassai lo sguardo. Gervi divincolò il braccio dalla mia stretta e camminò svelto, facendo 3 o 4 passi più lunghi, ma poi, arrestandosi di nuovo e girando la testa, mi sibilò vicino all'orecchio. Lo sai anche tu che se lo meritava. Se lo meritava, no? Quel mezzo frocio. Almeno lo fosse per intero. Intanto Marco camminava ancora più avanti, in testa al gruppo, sorridendo, anzi, ridendo, dimentico di tutto. Imboccammo la grande scalinata e la classe intera cominciò a scendere i gradini a salti, a 2, 3 la volta, con le teste brune e bionde che ballavano davanti a me. Il silenzio si ruppe nei soliti gridolini scemi, battute, accenni di scherzo. Passato, passato, passato. Perché mezzo frocio, pensai in ritardo? Da me è frocio del tutto. Essere mezzi froci, dunque, sarebbe ancora più spregevole. Fui così impietosito e riempito di orrore e curiosità dalla scena della flagellazione che immaginai di essere io a mia volta, spogliato e messo in ginocchio per essere frustato dai miei compagni. Lo facevano a turno, passandosi la corda. Del resto era vero che Marco aveva provato godimento nell'essere flagellato, però un lampo di piacere lo aveva intravisto anche negli occhi di chi lo castigava. E ora lo vedevo brillare nello sguardo di chi prendeva in mano la corda nodosa per colpire me. Sì, anche loro godevano, non c'era dubbio, camuffando l'eccitazione o manifestandola in modo aperto, e parevano godere in modo particolare punendo me. Quale ne era la ragione? Era perché il mio martirio aveva senso, o perché c'era più gusto a vendicarsi su di me, o perché avevo un maggior numero di colpi da espiare, oppure al contrario perché ero innocente e il sangue da me versato era puro e dunque prezioso? Ma quale sangue? Quale punizione? Che dico? Nella mia fantasia si trattava di uno scherzo. Alla fine ci abbracciavamo. O almeno credo che fosse così. Forse invece morivo e i compagni mi abbracciavano per darmi l'estremo saluto, quello che si conviene a un martire. In ogni caso, se questa è la legge, se tutti godono in parti uguali del sacrificio, allora non vi era modo di chiamarsene fuori. O eri il carnefice, oppure la vittima, oppure uno degli astanti, ma in ogni caso con piena soddisfazione e consapevolezza. La scuola un tempo era un lungo e complicato gioco di premi e punizioni. Quando potevi dire di aver imparato le sue regole, di aver finalmente imparato a giocare, te ne andavi. E insomma, Marco D'Avenia. Con l'episodio della flagellazione venne lo scoperto. Alla fine dei giochi violenti tra compagni, chi aveva perso doveva mettersi a 4 zampe e portare sul groppone chi aveva vinto. E non ci voleva nessun ordine o minaccia per farle inginocchiare, perché lo sconfitto già ci si trovava. Era appunto quella posizione umiliante a proclamare lo sconfitto. Quando è che in una battaglia si proclama la vittoria o la sconfitta? Chi lo decide? Ebbene, mentre tutti ne eravamo umiliati e ridevamo isterici e rabbiosi nel venir messi sotto, a lui piaceva, perdeva senza fiatare, e se non fosse stato già il più debole della classe, sono sicuro che avrebbe perso apposta pur di essere messo sotto e castigato, usato come cavalcatura dai vincitori che gli piantavano i talloni tra le costole per spronarlo come si fa con un asino. E lui, mentre i tacchi lo colpivano sui fianchi con un rumore pietoso che non avrei voluto mai sentire, sorrideva. Thank you.
Ma non è in fondo masochistico, prima che generoso e affettuoso, il precetto porgi l'altra guancia? Da un bacio al tuo prossimo, quello sì sarebbe un comandamento amoroso, piuttosto che lasciati prendere a schiaffi da lui senza reagire. La punizione per il masochista è la prova della sua colpevolezza. Sono invertiti i fattori. Non si viene puniti perché si è colpevoli, ma si è colpevoli perché si viene puniti. E tanto è più piacevole la punizione, tanto più grave doveva essere la colpa. Finché queste due serie, il piacere della punizione e il dispiacere della colpa, si allontanano l'una dall'altra, si divaricano al punto che l'individuo viene lacerato, spaccato in due, come fosse tirato da cavalli in opposte direzioni. Se hai gli impulsi sadici, è forse possibile e sicuramente doveroso cercare di resistere, lasciandoli ancorati al piano delle fantasie. Perché combattere contro quelli masochisti? Il freno morale è meno efficace, in fondo, pensa il masochista, non faccio alcun male agli altri e sarò pure libero di farlo a me stesso. Contrastare una tendenza masochista è dunque più difficile, anche perché è più difficile capirne la portata o stigmatizzarla. Uno sarà pure libero di soffrire, basta che non faccia soffrire, giusto? Non è questo che esige la morale? E anzi, la morale, qualsiasi morale, l'educazione, qualsiasi educazione, quella cristiana in particolare, non hanno sempre un fondamento masochistico. Non insegnano forse come supremo valore quello di sacrificarsi, di lasciare che l'altro abbia la porzione di cibo migliore, si sieda nel posto più comodo, diventi il nostro padrone. Porsi al servizio, mimando un rapporto di subordinazione, questo esige la cortesia. Pronto, comandi, servo suo, a disposizione. Bacio le mani. È la stessa breve parola con cui ci si saluta di corso, la parola italiana più famosa al mondo. Ciao. Non vuole dire forse schiavo? Sono tuo schiavo? Fai quello che vuoi di me, dispone di me come meglio credi. Non è forse questo che noi ci diciamo ritualmente, decine di volte al giorno, schiavizzami, sottomettimi, ne sarò felice. L'etica consiste nel masochismo puro. Rinuncia al potere, rinuncia al godimento, sacrificati perché qualcun altro goda al posto tuo, si imite come l'agnello, lasciati mettere in croce, cedi il tuo letto, la tua veste, la tua parte di cibo, il tuo denaro, il tuo corpo, lasciati flagellare, fatti martirizzare. Deve esservi del godimento nella rinuncia al godimento. Non esiste martire che non goda del suo martirio, e non solo per orgoglio, come aveva capito Thomas Becket, e per questo si tormentava, cioè si tormentava di tormentarsi, ma proprio per il piacere fisico di subire delle sevizie. Un violento piacere ferino cambiato di segno, girato di 180 gradi, come la pistola del suicida in Io ti salverò di Hitchcock. Veder correre il sangue e gioire, ma non il sangue delle vittime, come nell'ebbrezza del lupo, bensì il proprio sangue. Inebriarsi del proprio sangue invece di quello del prede. Non vi è in fondo una straordinaria somiglianza tra questi due spettacoli, tra questi due fenomeni? Eppure, al masochista si accorda sempre un poco di clemenza e di simpatia, dato che nel suo spirito si riflettono intere culture, ruoli e categorie umane. Le donne sono dolcemente masochiste, tutte pare, in quanto donne. Il loro sesso sarebbe masochismo allo stato puro. I preti, se alcuni di loro non fossero sadici, come per controbilanciare la tendenza generale, incarnano la perfetta figura del masochista, e così gli asceti, gli eremiti, i santoni, i fakiri. Tra due coniugi, almeno uno è masochista e sovente lo sono entrambi, a fasi alterne, o in forme diverse e complementari. Gli eroi sono in buona misura masochisti, se non altro nell'epilogo. Leonida era un masochista, Pisacane era un masochista, così pure Che Guevara, come naturalmente erano masochisti Francesco e Chiara. Baciare un lebbroso potrebbe stare in Kraft Ebbing invece che nei Fioretti. Quel viscerale amore per la carne corrotta, violentata, ferita, pestata, per la propria carne seviziata, che si preferisce di colpo, dopo una tradizione millenaria, al bello, sano e atletico della statuaria antica. I cenci, le piaghe purulenti, il cilicio, le stimmate al posto dei muscoli scattanti e delle natiche tonde, non sono forse indici di uno sfrenato masochismo? Credo che, seppure in vano, questo in definitiva i preti volessero insegnarci: a essere serenamente masochisti, a gioire della sofferenza, a riscattare il dolore scoprendolo in definitiva piacevole, a amare le ferite di Gesù come fossero state inferte al nostro corpo, e così prepararci a quando questo sarebbe prima o poi avvenuto.
soffrire, soffrire, il grande tema, l'unico, il tema di tutti i romanzi, le tragedie, le opere di storia, le poesie, i compendi di filosofia, i manuali dei saggi di ogni tempo. Compito arduo, quello dei preti, difficilissimo, spericolato, perché appunto gli insegnamenti, gli esempi e le parole rasentavano in ogni momento la morbosità, l'amore perverso nei confronti della malattia, sfiorando peccati assai più gravi di quelli da cui intendeva salvaguardare. Senza contare la resistenza, per così dire, biologica a un tale principio. Un giovane corpo si dibatte all'idea che il suo scopo sia di lasciarsi sopraffare e la sua salvezza nel mortificarsi, cioè, alla lettera, farsi morto. Tutti gli indicatori della vitalità si ribellano a questo suggerimento. Per compensare e integrare questa prospettiva penitenziale masochista, l'SLM somministrava l'antidoto delle attività sportive, sfogo delle forze sovrabbondanti. Il giovane corpo immaturo, non potendo spremerlo sotto il torchio del martirio, non è più l'epoca, del resto noi altri frequentavamo la scuola non per guadagnarci la santità, ma tutt'al più un diploma, era necessario estinguere le energie in un esercizio dispendioso, inseguendosi su campi di polvere, arrampicandosi in cima alle pertiche, pestando l'acqua in piscina con mani e piedi. La proposta dell'SLM era davvero senza pari, in particolare nel QT, che a dispetto della sua nomea non offriva e non offre assolutamente nulla alla sua gioventù sportiva, tranne qualche campo da tennis incassato tra i palazzi di cooperativa intorno a Piazza Verbano o terrazzati lungo la deliziosa discesa sotto la collina di Santa Costanza, ora deturpata dalla spaventosa stazione della metropolitana. E per fare qualche bracciata non restava che essere amico di un residente della palazzina in via Appennini 34, sulla cui facciata decorata di maioliche, per qualche ora al giorno, luccica il riflesso di una vasca azzurra. Ora però, i genitori, soddisfatti di iscrivere il figliolo maschio presso un istituto religioso così ampiamente fornito di regolari attività ricreative e sportive, calcio, nuoto, basket, volley, ginnastica attrezzistica, judo, ping pong, avrebbero potuto interrogarsi un poco più a fondo sul perché di questa contraddizione, forse solo apparente, certo, ma vistosa, tra la cura dello spirito e quella del corpo degli alunni, sull'insistenza che veniva posta, per esempio, nel pubblicizzare questa scuola privata. Ha dei meravigliosi campi sportivi immersi nel verde della via Nomentana e la piscina, sulla modernità degli impianti e compagnia bella. Trottare, saltare, scalciare, invocare il passaggio di una palla, temerne l'arrivo violento, pallonate nello stomaco, in faccia, e urlare, urlare a perdifiato, ti mettevano comunque fuori combattimento. Credo di non essere mai stato così stanco in vita mia come durante certi pomeriggi buissimi di ritorno dai rinomati campi sportivi sulla Nomentana. A 14 anni, alle 6 del pomeriggio, sdraiato sul letto invece che seduto alla scrivania a finire i compiti, con un braccio a coprire la faccia e ascoltare il battito selvaggio del mio cuore, mi sembrava di averne 70 di anni. E quando mi chiamavano per la cena non rispondevo, ero afono. Con la scusa di irrobustire il corpo, lo si spegne come una candela, con due dita umide schiacciate intorno allo stoppino. Anche l'amatore d'arte, il melomane, il ballettomano, il connoisseur, il fanatico di qualsiasi specialità o disciplina artistica, specialmente di quelle in cui domina il virtuosismo corporale, di cantanti d'opera, ginnasti, danzatori, sono puri masochisti. Il loro piacere consiste nell'essere trascinati e soggiogati e strangolati quasi fino a soffocare per il godimento da grandi pianisti, geniali direttori d'orchestra, soprano che eviscerano crudelmente chi presta loro ascolto, fantasmagorici ballerini. Il frequentatore dei teatri dove questi fenomeni si esibiscono gode nell'essere sopraffatto dal genio dei maestri e delle étoiles. Anche dirigendo un pianissimo, la bacchetta del maestro fischia nell'aria come uno scudiscio. Ed è così, tutto il mondo appare, tutto il mondo si rivela all'improvviso masochistico. La frusta fatta schioccare dal vetturino, il pizzico sul mento che l'allievo riceve dal maestro, la vista di donne imponenti dal largo seno e dei fianchi debordanti che affollano le strade dondolando su scarpe a zeppa. Sì, le donne, malgrado
siano mediamente di taglia più piccola rispetto ai maschi, possono apparire immense, grandeggianti e incutere un gradevole e morboso senso di inferiorità, non tanto per la loro figura complessiva, quanto per alcuni elementi di cui è composta, che lo sguardo maschile è abituato a scorporare, esaminare a parte, come ad esempio il culo. Forse solo per questo desta ammirazione mista quasi a sgomento, e alla necessità di reagire, sì, di reagire in un modo o nell'altro, lasciandosi andare a commenti volgari o iperbolici o estasiati, oppure rivolgendo altrove lo sguardo come per sfuggire a una visione pericolosa, oppure prendendo iniziative più spicce, addirittura brutali. La vista dei grossi seni, dei grossi sederi delle donne, più grossi sono, la reazione di entusiasmo, sgomento, ilarità, eccitazione sarà convulsa, non perché siano belli, appunto, quei seni, quei sederi, non perché siano particolarmente belli, e se sono davvero grossi, di rado lo sono, non hanno niente a che fare con la bellezza, perché ciò che attira e suscita l'emozione maschile sono solo le dimensioni, nei confronti delle quali i maschi, esibendo l'illusoria sicurezza di poterle facilmente possedere, dominare, vivono in realtà un masochistico senso di sottomissione e inadeguatezza. I loro commenti volgari, questo in realtà significano impotenza. Un isterico segnale di impotenza mascherata da virilità, che a parole promette chissà quale impresa sessuale, ma in verità gode nell'essere squalificata in un confronto impari con quei fenomeni. Non esiste maschio che possa davvero sfidarle certe tettone, contenerle nelle proprie mani, reggerle, misurarle. Esse non hanno misura e anzi, idealmente, continuano ad aumentare di volume. Per questo, geniale intuizione, il giovane Federico di Amarcord, invece di succhiare le enormi zinne che la tabaccaia gli porge, o meglio, con cui lo ricopre, lo sommerge, invece di succhiarle, soffia. Soffia per respingerle, per resistere contro quell'immensità femminile che gli cala addosso, discendendo da una fantasia maschile ma realizzandola all'estremo, come in un incubo. Soffia per farle diventare ancora più grosse. A forza di gonfiarle nelle fantasie erotiche, quelle proiezioni maschili spinte ben oltre la caricatura, quelle forme spropositate, si scopre che esistono davvero e dal regno dei desideri tornano, per così dire, a vendicarsi di chi le aveva immaginate, come i mostri del pianeta proibito, e che sono state inventate dalla natura, la quale ha già di suo una fatale tendenza al mostruoso, ben prima che dai disegnatori di manga. Come per le sagome, le taglie diverse delle varie razze canine e con il decisivo contributo della progettualità umana che vuole realizzare i suoi disegni anche se folli, esiste un'incredibile varietà di forme anatomiche femminili, così vasta da formare delle categorie autonome dai corpi che, per così dire, le ospitano e del cui profilo sono un tratto decisivo. L'occhio maschile, al di là di ogni interesse o disinteresse erotico, resta sbalordito dal corpo femminile. Sbalordito, sì, questa è forse la parola giusta. Da quello che al corpo femminile manca, come vogliono i manuali di psicanalisi ormai vecchi di un secolo, ed è forse per questa ragione che parecchi frequentatori di prostitute si sono negli ultimi tempi così affezionati ai transessuali, si trovano così a loro agio perché a essi non manca proprio niente, ma soprattutto da quello che esso ha in più, quelle forme fenomenali, meglio se grosse, grossissime, enormi. Quando leggo in certi annunci che una signorina promette pneumatic bliss con una sesta di reggiseno, inizia a girarmi la testa, perché sono la prova di una reale mostruosità. Più che un oggetto di desiderio, dei seni ipersviluppati sono una prova a carico. Per chi viene attratto dalle donne detestandole, cioè ne è attratto proprio perché le detesta e trova detestabile il ricatto dell'attrazione provata e dunque vuole punire chi lo provoca, qualsiasi sia la forma dei loro seni diventa una provocazione, scatena rabbia o dileggio. Se sono piccoli si possono riderne, se sono normali li si vorrebbe più grossi, se sono belli intimidiscono e vien voglia di deformarli per far cessare la loro insolente, svettante bellezza, se sono grossi e pesanti sembrano ideali da maltrattare e schiacciare, mortificando la donna che si porta a spasso coi palloni di carne. È il seno in quanto tale a segnalare l'abnormità del corpo femminile, il suo eccesso.
una diversità che potrà attrarre, intimidire, infastidire, far venire voglia di starne alla larga o di attaccarvisi, di fondersi con essa, di accanirvisi contro, di cancellarla, di distruggerla. Vedendo passare poco fa sulla riva del mare una donna di mezza età e piccola statura, curva per il peso del seno sformato che le bretelle del reggiseno spioventi dalle spalle faticano a reggere, le coppe grandi come piatti da portata a contenere, di colpo sorrido al pensiero che quel paio di zinne hanno fatto la felicità di molti, fino a mica tanti anni or sono, che quel seno, oggi portato a passeggio come un bagaglio ingombrante che fa ammiccare i ragazzini, è stato a lungo spiato e desiderato. È stato il contenuto di fantasie, l'oggetto di strenue trattative allo scopo di palparlo, e che vari uomini hanno schizzato il loro seme sulle piastrelle del bagno o dentro il sesso delle loro mogli, solo immaginandolo nudo e ballondolante. Questo pensiero potrebbe deprimermi, invece mi diverte e consola. Come ho già detto, non ho mai capito la teoria classica, cioè quella della menomazione femminile, dell'invidia che le donne dovrebbero provare per ciò che non hanno. Un sentimento che a me non è mai, e dico, mai accaduto di riscontrare in loro, mentre ho provato personalmente e ho condiviso con diversi uomini la sensazione di fronteggiare una sovrabbondanza femminile, un volume, una potenza espressa prima di tutto nelle forme fisiche, l'architettura ampia delle pelvi, la prosperosità del seno, i capelli. Ebbene sì, il coito di cui un tempo le donne erano obbligate a dire che vi erano obbligate, che non lo facevano per il loro piacere, eccetera, e parecchi di loro lo pensarono davvero, tanto che il comandamento era radicato in profondità, anche per molti maschi è un dovere più che altro, un compito da espletare. Invece che per fare piacere a Dio, come recitava la filastrocca, i maschi lo fanno perché temono il giudizio crudele della propria donna, delle donne e per esteso quello dell'intera società. Un maschio impotente, o forse quasi peggio, disinteressato al sesso, che uomo è? Non lasciare che qualcosa si frapponga tra voi, recita una pubblicità televisiva che rappresenta la disfunzione erettile come una barriera tra due innamorati a cena in un ristorante chic, che non riescono nemmeno a guardarsi perché sul tavolo è piazzato un enorme cesto di fiori, mentre in un'altra pubblicità due fiammiferi a letto insieme si sfregano un pochino, ma subito uno dei due prende fuoco, brucia in un attimo e poi, tutto arso, china la testolina rattristato della sua eiaculazione precoce. La vergogna di non riuscire a soddisfare una donna, 3 milioni di italiani soffrono di problemi, eccetera, eccetera, sarebbe seconda solo alla vergogna di nemmeno desiderarlo. Ai tempi in cui si svolge questa storia, un ragazzo che non si interessava alle donne otteneva scarsa considerazione da parte di entrambi i sessi, uomini e donne, ragazze e ragazzi, tutti lo compativano se non addirittura disprezzavano. Anche più restii a uscire allo scoperto in quell'arena, pur non sentendo dentro di sé alcuno stimolo che non fosse quello di adeguarsi al comportamento dei coetanei, dovevano buttarci, magari in modo goffo e sconclusionato, come qualcuno che viene spinto dalle quinte sul palcoscenico, sapendo a memoria solo un paio di battute del suo ruolo. Lo vedevo questo comportamento in azione alle feste, lo vedevo e lo studiavo fin da allora, in parte lo impersonavo, e i rudimenti di una scienza del comportamento sessuale li ho appresi in quel modo, dal modo cioè in cui i corpi si alzavano dai divanetti per mettersi a ballare in mezzo a una stanza, dalle frasi che sentivo nell'atmosfera nebbiosa e surriscaldata dalle sigarette e dalla musica, dischi che occorreva cambiare ogni 3 minuti. Il masochismo è una struttura portante del mondo, forse dell'intero universo, ma sicuramente della società umana, tutta fondata su atti di masochismo. Beat, prick, scold or caress. Azioni diverse per grado che si fondono l'una nell'altro. In modo letterale o metaforico, un'incalcolabile quantità di persone gradisce essere angariata, conculcata, sottomessa, solo che a questo trattamento si alterni e mescoli ogni tanto qualche carezza. La carezza finale cambia di segno alle percosse, mutandole in gesti di cura e attenzione. E così la gente va a ficcarsi apposta in situazioni penose, accoppiandosi, sposandosi, aderendo a un partito, unendosi a gruppi dove si viene governati con lacrime e sangue da capi carismatici, che talvolta hanno il nome di maestri.
oppure ci si ritrova suo malgrado, per puro caso, perché la vita va così, ma ben presto si adegua, e adeguandosi finisce per godere dei soprusi che subisce, finisce per amarli e desiderarli. Levandogli di colpo, soffrirebbe. Senza sofferenze, soffrirebbe. Il peso della prevaricazione, se venisse d'un tratto sollevato, sarebbe avvertito come un vuoto intollerabile. Perciò ricerca per sé maestri, dottori, guide, persecutori, profeti, addestratrici e dominatrici, e quando ne dovesse perdere uno lo sostituisce con un altro. Ma la pressione più dolce da sopportare, il dolore più piacevole da sentire applicato sul proprio corpo, sul proprio spirito, è quello che ci infliggono tutti, e tutti sono pronti a infliggerci. Niente è delizioso per un masochista come il tutti contro uno. Dante e Petrarca erano masochisti, ma più ancora Guido Cavalcanti, e tutta quella sfilza di poeti inginocchiati davanti alla loro dama bella e crudele, e Saint Merci, a gemere per le pene che lei, pur mostrandosi a volte dolce e mansueta, gli infligge. Dominatrice, severa, dispensatrice di sguardi assassini, schiaccia i suoi innamorati sotto una collera sovrana o un'indifferenza siderale. Tutto il Medioevo, e non solo quello ascetico, da ristudiare alla luce del masochismo, qui, subito. Che bello farsi sanguinare il cuore, farselo strappare, lasciarsi scorticare vivi. E non si tratta di metafore, la massima aspirazione è a essere la bestia da soma, il servo della gleba, lo zerbino da sfregare sotto le suole, il che darà, insieme al dolore, gran piacimento. Piacevole pena, delizia nel supplizio, lassù, in cima alla croce. Considerare, prego, il purissimo masochismo di quasi tutta la poesia amorosa, direi con l'eccezione di Ovidio, l'algido Ovidio, dove chi scrive viene puntualmente bistrattato e ne gode, come ne gode. L'armamentario sadomaso è già al completo nello stesso linguaggio amoroso, traboccante di schiavitù, lacci, catene, croce delizia, pena, piaga, ferita, fuoco, ustione, prigionia. Masochisti dichiarati erano Rousseau e Baudelaire e Pascoli, masochista persino a modo suo Eliot, vale a dire sia caratteri attivi, sia passivi e remissivi. Chi tra i grandi non ha goduto della propria sofferenza? Nell'essere gonfi d'amore non si sperimenta l'irreversibile dissoluzione del confine tra piacere e dolore? Cos'altro sarebbe l'abnegazione se non questo? È masochista sempre e comunque la dipendenza di un individuo da un altro. Di nuovo è una questione di intensità. Tutti proviamo un identico sentimento di dipendenza, quello di non poter vivere se una determinata persona non esercita su di noi un qualche influsso che può essere benevolo, ma anche severo, brutale, autoritario. E purché questo non venga meno, saremmo disposti a tutto, anzi no, a quasi tutto. Il passo ulteriore è abolire quel quasi. Comandare è eccitante, ma mai quanto obbedire. Migliaia di pagine, vabbè, di cui posso leggere solo questo. Leggo questo pezzetto. Non credo che fossimo particolarmente crudeli, ma la crudeltà ci affascinava. Sicuramente quelle che si esprime in parole e immagini, andavamo pazzi per Nerone, che faceva bruciare i cristiani o li dava in pasto ai leoni. Quello che avrebbe dovuto impietosirci in Quo Vadis ci entusiasmava. Quando si aprivano le cancellate e i leoni balzavano nell'arena dei sotterranei del Colosseo, stavamo con i leoni. Bruciate gli eretici, crocifiggete gli schiavi ribelli, nessuna pietà per Ulzana. Ricordo di essere rimasto turbato e affascinato da un film dove ritrovavano il corpo di un uomo che era stato legato dagli indiani alla base di un albero, seduto, con un fuocherello acceso in mezzo alle gambe tenute aperte da paletti piantati in terra. Mentre slegavano il poveretto, arso vivo e annerito dai genitali al volto, qualcuno commentava dicendo una frase del tipo: sono bravi gli indiani a far morire il prigioniero lentamente, in modo che soffra il più a lungo possibile. Sì, forse era proprio Ulzana, western nichilista e atipico.
I film di quegli anni inaugurarono un filone che non si è mai esaurito, quello dove si infierisce sugli nervi. Cosa c'era di irresistibile nella crudeltà? Il fatto che fosse gratuita, imprevedibile, e allo stesso tempo curiosamente realistica, e dunque necessaria. Se la comparavamo a tutti i discorsi zuccherosi dei preti che dicevano che bisognava amare, abbracciarsi, tendere la mano, cantare insieme canzoni di giubilo, di fratellanza, beh, quegli indiani ferocissimi che si vendicavano così ci sembravano molto più veri, dunque umani, in quel senso lì, almeno quanto i soldati blu incaricati di massacrarli. Idem i barbari con le corna sull'elmo, oppure i greci con i troiani. Se le cose ovunque, in tutti i tempi, erano andate così, non era ipocrita farci quelle prediche sui rapporti pieni di buona volontà e ottimismo tra gli esseri, sorvegliati dall'alto delle nubi da un Dio infinitamente buono, il quale tuttavia non aveva fatto dall'inizio dei tempi che fulminare la terra, allagarla, incendiando le città, lasciando che i suoi abitanti venissero passati a fil di spada, senza muovere un dito perché fossero risparmiati, anzi ordinando espressamente di sterminarli. Dove stava dunque questa tanto sbandierata misericordia? In cosa consisteva la giustizia se non in una spada di fuoco sguainata per punire, in una pioggia di fulmini, di cavallette, o di sangue, o di rane? Tutte cose che ovviamente ci piacevano, quei castighi crudelissimi che colpivano gente innocente, avendo visto almeno 10 volte i 10 comandamenti con Charlton Heston nel ruolo di Mosè, la cui barba cresceva e si imbiancava scena dopo scena. Ma poi era giusto che ci piacessero le stragi, sia pure sotto forma di giustizia divina. E che dire appunto della bontà infinita di quel Dio che faceva morire tutti i primogeniti, inclusi i neonati, perché il faraone finalmente si desse una regolata? Insomma, in questo mondo crudele non era proprio lui, il Signore, l'essere più crudele di tutti. Non avevano le preghiere lo scopo di rabbonirlo un poco, di calmare la sua rabbia? E invece di andarselo a cercare, a inseguirlo in ogni dove, nei deserti come nel profondo del cuore, non era piuttosto costui qualcuno da cui guardarsi, ai cui artigli sfuggire, anche senza aver fatto nulla di male, visto che a morire bruciati o annegati in quelle storie, peraltro appassionanti, erano quasi sempre gli incolpevoli. A grattare sotto la crosta degli insegnamenti che ricevevamo, usciva fuori tutta un'altra versione, un'altra religione, una morale rovesciata. One, two, three, four.
Era una di quelle settimane bianche che l'SLM organizzava sulle Dolomiti, a Lavarone. Ricordo un massiccio e sgraziato albergo fuori dal paese, sul fianco della montagna. A parte sciare, sport che non ho mai amato e in cui mai sono stato bravo, riuscendomi le curve solo in un senso, ricordo con piacere o struggimento gli accaniti tornei di ping pong, i tiri in porta nella neve fresca, le proiezioni serali di pellicole edificanti. Ecco, Marcellino Pane e Vino, ricordo di come conducesse me e gli altri bambini eccitati sull'orlo di una crisi di nervi, come in un film horror, quale peraltro era un horror cattolico. Ricordo il refettorio brulicante e festoso, le guance rosse, gli scarponcini di pelle di foca, la tosse. La sera prima delle gare, quelli grandi e bravi, dunque non io, che però assistevo affascinato come fossi nel gabinetto del dottor Faust, passavano e ripassavano la sciolina sugli sci rovesciati a punta in giù nel grande e tenebroso deposito sotto l'albergo. I volti accesi dal freddo e dalle fiamme con cui scaldavano i blocchetti di sciolina. Ricordo l'amorevole cura destinata ai Nice, ai Rossignol, agli Atomic, ai Folkler, agli Head. Ho precisi ricordi di dettagli minimi e approssimativi quadri del resto. Verso la fine della vacanza invernale, a un paio di giorni dal ritorno a casa, mi venne la febbre. È un classico che i ragazzini si ammalino durante i viaggi lontani da casa. Speriamo che non si ammali, ci si augura di un bambino prima che parta per il campo scuola, per la settimana a cavallo, il centro del WWF, il viaggio di istruzione, la scuola di tennis sull'Appennino. Non ho mai capito se questa facilità a cadere malati sia causata dall'eccitazione, dalla paura della novità, dagli strapazzi, dai cambiamenti di clima, quello che si mangia, dove si dorme, dall'effervescenza di una vita diversa dal solito. I bambini sono creature abitudinarie, assai più dei vecchi. L'esito classico della perturbazione, influenza o bronchite. Forse ero rimasto bagnato dopo gli innumerevoli ruzzoloni nella neve e, tornato all'albergo dei preti, mi ero gettato sul letto senza cambiarmi, addormentandomi di colpo. E quando mi ero svegliato per la cena, mi facevano male la schiena, le gambe, tutte le ossa, tremavo. A tavola non mi venne di mangiare nulla, nemmeno la minestra in brodo. Agli occhi lucidi, mi disse un prete, vieni un po' qui, e mi mise una mano sulla fronte. Aveva una mano grande. Ma tu scotti, Gesù! Questo prete non era dell'SLM, ma veniva da un'altra scuola religiosa in Italia, dunque non era un nostro professore o maestro, ma ormai lo conoscevamo bene, visto che era con noi fin dall'inizio della vacanza a Lavarone. Lo avevamo trovato lì, arrivando col pullman da Roma. Era gentile, simpatico, rideva spesso, scherzava con tutti, ma si capiva che era anche rispettato. Aveva le lentiggini e pochi capelli fini e biondi, e un paio di occhiali senza montatura, di quelli in cui le lenti non si capisce come stiano su. Si chiamava Padre Marenzio. Non saprei se fosse un supervisore o quale il suo ruolo preciso. Di sicuro contava nell'organizzazione della settimana bianca. Era lui a decidere parecchie cose, dal tabellone del torneo di ping pong alla gestione dell'armadietto delle medicine e dei liquori. Ed era sempre lui a dare lo start e le discese col cronometro che avevamo fatto nei giorni precedenti per prepararci alle gare finali. Io ero caduto a metà, per il solito problema di chiudere le curve a destra, dunque il mio tempo non era stato preso. Tanto la gara non l'avrei comunque fatta. È meglio che ti ritiri subito, che non ti stanchi di più, disse Padre Marenzio, e a un suo cenno mi alzai dalla lunga tavolata del refettorio. Alcuni compagni mi salutarono, Arbus non c'era, la settimana bianca non lo mandavano mai. Vieni, disse il prete, e gli offrì la grande mano. Io gli diedi la mia, che mi scomparve dentro, e ci avviammo nel lungo corridoio che attraversava come un tunnel tutto l'albergo. Ci ritrovammo alla fine nel piccolo ufficio con l'armadio del pronto soccorso, di legno e vetro. Era chiuso con un lucchetto da lanza, lunga e stretta. Ecco, questi sono i dettagli che ricordo come fossero indelebili. Le formelle di vetro con dietro delle tendine per nascondere i flaconi dei medicinali e quel lucchetto lungo che passava attraverso quattro anelli. Trovò un termometro e gli diede degli scrolloni. Intanto mi aveva messo seduto su una panca. Misurati la febbre. Presi il termometro e, scansato l'orlo del pullover e il colletto della camicia, lo stavo calando nell'incavo sotto l'ascella quando Marenzio scosse la testa. No, non lì.
Tirai subito fuori la sottile asticella di vetro e rimasi interdetto. Un tremito di febbre mi attraversò e temetti di far cadere il termometro, avevo la bocca secca. Lì è meglio, disse. È più sicuro il risultato, e indicò il mio inguine. Non so che faccia feci, ma il prete si mise a ridere e mi sfilò il termometro dalle dita. Non bisogna mica vergognarsi, sei malato, dobbiamo sapere quanta febbre hai. Mi volto dall'altra parte, va bene? E si girò a guardare un'immagine del beato fondatore che stava appesa sopra la scrivania con un rametto secco di ulivo incastrato nella cornice. Teneva le sue grandi mani lentigginose giunte dietro la schiena, sotto la fascia che stringe in vita la tonaca, e batteva le dita contro il palmo. «Pronto?» E mi allungò il termometro con la punta delle dita. «Ma non ci mettere un'ora, eh?» E rise di nuovo. Io mi sbottonai in fretta e infilai il termometro dritto nella piega tra gli slip e una coscia. Era bollente e sudata. Richiusi i calzoni. E lui si girò a guardarmi. Oh, bene, tra 5 minuti sapremo tutto. Allungò una mano per accarezzarmi il viso. Mi sembrava fresca la sua mano, e grande. La sua carezza terminò quando ebbe riportato i ciuffi di capelli dietro le mie orecchie. Sarebbe anche ora. E fece con due dita il gesto delle forbici. Zac! Avevo 39 e mezzo. Riaprì gli occhi gonfi, ero in pigiama, sdraiato, nella nostra camerata a 6 letti, e in fondo al mio c'era seduto padre Malenzio. Mi guardava sorridendo, con un braccio poggiato sulla sponda del letto. Disse, allora, che vogliamo fare? Io abbozzai un mezzo sorriso come per scusarmi. Un bambino che si ammala in montagna è un guaio. Non mi pare che mi avesse dato alcuna medicina, non avevo tosse né mal di pancia, solo febbre. Mi aveva però preparato una tisana. Ricordo che l'avevo bevuta a forza, col prete che continuava a sollevare l'orlo della tazza e io che sorseggiavo per non soffocare. Era bollente e odorava di erba marcia. Gli altri 5 letti intorno a me erano vuoti. I miei compagni erano giù a giocare o a vedere il solito film in bianco e nero su un'eroica impresa di montagna o i 10 comandamenti. Nello stanzone padre Marenzio aveva acceso solo il piccolo globo sopra il lavabo. Il suo viso perciò era controluce, scuro, ma vedevo che sorrideva e ogni tanto il luccichio degli occhiali. Sentivo la sua voce parlarmi, ma lontana, attutita. Tieni le mani fuori dalla coperta. Le tirai fuori. Erano umide perché le stavo tenendo sull'inguine bollente, dentro i pantaloni del pigiama, per proteggermi. Ecco, bravo, bravo. Forse ci furono altri bravo, detti da padre Marenzio, ma li sentii più fiochi. Lui mi aveva preso una mano. Non so perché pensai che nel frattempo la barba e i capelli di Mosè dovevano essere diventati bianchi e cresciuti a dismisura e che lui non arriverà mai alla terra promessa, la vedrà da lontano e quindi morirà. Sei molto caldo, disse padre Marenzio tenendomi il polso, ma non devi preoccuparti. Io gli dissi grazie, come mi aveva insegnato mia madre, ringraziare sempre. Domani sarà già passata, vedrai. Guardò l'orologio al polso e i suoi occhiali brillarono e anche i sottili capelli biondi sollevati sul suo cranio roseo. Ora però stanno per salire i tuoi compagni e dovranno accendere la luce, faranno chiasso, ti disturberanno. A dire il vero, in quel momento i dolori erano quasi passati e la febbre alta mi metteva in uno stato d'animo passivo ma non spiacevole. Il letto era tornato morbido, tra poco sarebbero saliti in camera Barnetta, Zarattini e gli altri, soprattutto Stefano Gerbi, che occupava il letto accanto al mio. Mi avrebbe fatto piacere vederlo prima di dormire e che mi raccontasse con la solita arroganza dei suoi piani per vincere lo slalom. Era un piccolo campione. Aveva degli sci nuovi, gialli, attraversati da una saetta viola, scarponi formidabili con i ganci per chiuderli a scatto, al contrario dei miei, le cui lunghissime stringhe dovevo allacciare laboriosamente. Vorrei salutarli, mormorai a padre Marenzio, passandomi la lingua sulle labbra secche. Lui andò al lavabo, sciacquò il bicchiere sotto lo specchio, lo riempì d'acqua nel rubinetto e me lo portò. Bevi. Dovevo bere molto, disse. Non è mica una buona idea, sai, potresti attaccare la febbre a tutti. Rise senza far rumore. E domani ci ritroveremmo 6 ragazzi a letto con l'influenza invece di uno solo. Padre Marenzio era grande e grosso e mi portava in braccio con facilità. Io gli stavo appeso al collo e tenevo la testa sulla sua spalla, le pantofole mi ballavano sulla punta dei piedi.
Ho sempre trovato vergognoso un oggetto come le pantofole, la loro forma, la loro funzione, quei colori squallidi. La spalla del prete era fresca e gli occhi mi si chiudevano. Sognavo di nuovo Mosè, con dei turbini di fuoco che scolpiscono uno dopo l'altro i 10 comandamenti, scavandone le lettere nella pietra, e lui pieno d'ira che spezza le tavole tirandole addosso agli idolatri. La vampa di calore che sentivo era quella di un deserto di sabbia battuto dal vento e avevo di nuovo la bocca secca. Non so se avrei avuto il coraggio di andare avanti o se avrei protestato anch'io per tornare in Egitto. Torniamo indietro, torniamo a casa. Salimmo un piano di scale. Il bastone di Mosè si animava, trasformandosi in una serpe. La serpe strisciava e veniva ad acquattarsi nell'acqua sotto la palafitta. Vi era acqua sotto il deserto, tanta acqua nascosta. Un tempo il deserto fioriva di quell'acqua. C'erano grandi palazzi con scale e terrazze e giardini e fontane. Le brocche erano piene e fresche. La serpe sputava uno zampillo d'acqua dalla bocca. Noi riposavamo nell'ombra di una stanza con le persiane accostate. Il sole ci aveva abbronzati e stancati. I giochi ci avevano sfiniti. Le lenzuola erano bianche e fresche. Il sudore sulla mia fronte si asciugava nella stoffa della tonaca di padre Marenzio. Era l'unico a indossare la tonaca anche lì in montagna. Gli altri religiosi stavano in camicia a scacchi e maglione. Il serpente respirava nell'ombra e una donna nuda lo ascoltava, rapita. Poi lo seguiva. Mangia questa mela. Non c'è nulla di male nel farlo. Non c'è nulla di male, non c'è nulla di male. E lei gli obbediva. Mi sentivo altrettanto obbediente. Per ottenere la mia obbedienza non occorreva alcuno sforzo. La pantofola destra mi cadde dal piede. Padre Marenzio si chinò pazientemente a raccoglierla mentre io gli stavo aggrappato al collo. Si ritirò su, ci guardammo negli occhi. Mi sorrise. Era forte e calmo e deciso, e i suoi occhi erano pieni d'amore. «Lo sai che sei una piuma?» disse. Non mi infilò di nuovo la pantofola al piede, ma se la tenne stretta in pugno. La stritolava. «La piumetta di un angelo, forse?» E rise allegramente. Se tra noi due c'era un angelo, questo era lui piuttosto, padre Marenzio, l'angelo custode che veglia su ognuno, che ti guida nel buio, che ti insegna chi sei, che alla fine vola giù e ti salva. La tua ombra luminosa contro il muro, il tuo stesso nome, finalmente chiarito, Edoardo, il custode del bene. Quel bene sempre messo in repentaglio, chi lo vuole rubare, chi intende distruggerlo. Edoardo, su, sveglia. Ma io tenevo gli occhi socchiusi. La luce nel corridoio del sottotetto era spenta. Le tavole di legno sotto i piedi di padre Marenzio scricchiolavano a ogni passo. Siamo arrivati, disse. Mi aveva messo nel suo letto. Sul tavolino di fronte c'erano libri e una caraffa. Attraverso le tendine alla finestra entrava una debole luce, forse della luna riflessa sulla neve. Volle misurarmi di nuovo la febbre per vedere se era salita. E stavolta fece lui. Sollevò la ruvida coperta marrone e mi calò i pantaloni del pigiama. Io collaborai inarcandomi in modo che l'elastico passasse sotto il sedere e allargai una gamba, la destra. Pensavo che volesse infilare il termometro lì. Padre Marenzio lo fece, io richiusi la gamba. Il termometro rimase dritto. Nemmeno mia madre l'aveva mai fatto, credo. Facevo sempre io da solo, fin da piccolo. Poi lui mi ricoprì solo con lenzuolo e aspettammo insieme 5 minuti, 10. «Quanto sei bello!» diceva padre Marenzio accarezzandomi. «Sei proprio bello!» Io vedevo il suo viso accanto al mio. Aveva spostato la seggiola accanto al letto, mi sorrideva. «Sei così bello e gentile!» Le sue lentiggini si erano accese nel volto e dietro le lenti gli occhi chiari e grandi luccicavano commossi. Dopo aver sfilato il termometro dal mio inguine, non mi aveva detto se la febbre mi era ancora salita. A me sembrava di sì, ma non era importante. Pensai che Jerry in quel momento stesse russando insieme agli altri nella nostra camera e sognava la gara dell'indomani. Sognava di vincerla, naturalmente. Dormivo un po' e mi risvegliavo. Il grande angelo sulla porta del paradiso aveva una spada fiammeggiante, ma invece di cacciare gli uomini, faceva segno con la spada di entrare. E io mi avvicinavo, pieno di curiosità, anche se la luce che scaturiva dalla porta e dalla spada e dall'angelo mi accecava. Volevo comunque entrare. Aspetta,
Aspetta. Padre Marezio si sfregò la faccia e gli occhi sotto la lente. Aspetta, disse ansimando, aspetta. E quindi riprese a carezzarmi il viso e il collo. E quando riprese a carezzarmi il viso e il collo, sentì la sua grande mano bagnata. E questo contatto mi fece piacere. Glielo dissi. Bagnò allora un fazzoletto sotto il rubinetto del lavabo. Lo strizzò e me lo applicò piegato e ripiegato sulla fronte. Dio ti benedica, diceva. Dio fa miracoli su questa terra. Credo che fosse ormai notte fonda e che fino al giorno andò avanti così.